no? È proprio il volume dato dalle forme, dal modo con cui si muove. Guardate questo passaggio con mani incrociati, un applauso ci starebbe bene, per il nostro amico Gerard. Con questa bellissima, c'è un altro traffico che passa fuori qui, è tutto un traffico, noi lavoriamo su macchine. Ecco qui, io vorrei fare una bella foto qua, una bella foto che non si sa veramente, una bella foto, vediamo un po' con questa salita, avete visto solamente in questo semplice mezzo giro di pista che si è portato su ormai a almeno 300 metri, forse anche di più. Vediamo un po', forse ci regalerà qualche giro di vite, vediamo un attimo quando si posiziona in controvento che cosa ci regalerà il nostro Gerard. 2:40 di apertura di tempo, 70 del diametro, 4:20 e 40 di apertura, 70 kg di peso. Eccola qua, guardate che meraviglia, fantastico. E poi dopo guardate che e che coraggio, e sopra la sommità rimane una foglia morta, proprio come normalmente quando si vedono queste macchine nelle manifestazioni anche all'estero, tutti i piloti che le portano in volo le fanno volare tranquille, nessuno si azzarda a fare manovre, a fare acrobazie verso macchine che sono costate migliaia di ore, faticose da fare, poi anche insomma l'emozione eccetera. Invece Gerard ha una disinvoltura veramente eccezionale, è l'unico che quando va in volo con queste macchine così preziose, così importanti, riesce comunque a trattarle e a fare una delle acrobazie che nessun altro può fare. Eccolo qua, Gerard Ryan e Tony Clark. Guardate signori, io vorrei anche un altro applauso per questo straordinario personaggio.